Buongiorno e ben ritrovati voi tutti, cari amici, dal vostro Nicola De Lucia. Parterrà, se sì, perché non l'impossibile, ma quasi l'imprevedibile accaduto ieri sera nelle due partite di Coppa del Re di Spagna, ovvero prima Real Madrid contro la Real Sociedad che davanti al suo pubblico amico da Santiago Bernabéu, che leggo qui dalla fonte 64.012 spettatori per l'occasione, ha perso. Non è netta la sconfitta sul risultato, più sul morale, perché è andata sotto 1-0 nel primo tempo, 3-0 fino al 58esimo del secondo tempo, poi ha provato a recuperare. Non è bastato l'ultimo gol di Nacho per agguantare il pareggio e addirittura al 95esimo è stato espulso un giocatore della Real Sociedad. Quindi già Real Madrid fuori. Poi c'è stata la partita delle ore 21, direi questa un po' più equilibrata, dove il Barcellona si è arreso. Potremmo dire per una sfortuna, perché l'Atletico Bilbao che giocava in casa ha superato il turno solo grazie ad un'autorete di Busquets al 93esimo, quindi è niente. Concludiamo ribadendo quindi che la Real Sociedad ha superato a Santiago Bernabéu nella casa del Real Madrid di Blancos per 4-3, sempre in vantaggio. E il Barcellona, sfortunatamente, in casa dell'Atletico Bilbao, anche lei è uscita dalla Coppa del Re perdendo per 1-0 con un'autorete. Ciao a tutti e non perdetevi i prossimi fotomontaggi, video, tutto quello che metto. Ciao!